La sensazione che ci sia troppa cattiva politica nel Mezzogiorno, ci siano troppi politici che non fanno gli interessi della popolazione, e credo che in fondo la popolazione ogni tanto faccia bene a farsi sentire. Tra gli spunti di discussione di questa serata, uno verrà dato anche dal film Liberarsi, figli di una rivoluzione minore, in cui si affronta sotto un profilo diverso la rivolta del 70. Ma io ricordo come vissi, insomma, cercando di capire cos'era accaduto appunto qui negli anni 70. Spesso l'informazione dava un'impressione di una rivolta fomentata solo da una parte politica, con obiettivi anche poco chiari, qualche volta si parlò anche di intrecci strani. In realtà, a distanza di molti anni, credo che una rilettura di quel periodo sia indispensabile, soprattutto per capire che molti dei problemi che vennero avanzati allora sono i problemi che ci sono oggi. Due parole su Reggio Calabria. È una bellissima città che io francamente non conoscevo, e quindi guardando soprattutto dall'alto del quinto piano dell'albergo questo lungomare ho visto uno scorcio d'Italia che mi piace molto. Ma la percezione, confesso, non era ben precisa. Avevo una percezione invece di una regione che ho seguito per vari motivi, soprattutto per la parte che riguarda alcuni episodi di cronaca, in particolare ricordo quello che riguarda la sanità. La sanità non è in questo momento, almeno per la percezione che c'è a livello nazionale, un fiore all'occhiello della regione. Credo che sia stato fatto un piano per la sanità, un piano regionale, ma credo che forse converrà riflettere bene su ciò che non funziona in questo paese. La sanità rappresenta una delle spese più importanti della regione, di quasi tutte le regioni, in particolare di quella calabrese. Se non funziona vuol dire che sono soldi spesi male e non credo a favore dei cittadini. Grazie.